Nel Signore e fa il bene, abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. I miti possederanno la terra. In realtà dei cristiani si dice che ogni patria straniera è la loro patria, eppure ogni patria per loro è terra straniera. Infatti i cristiani vivono sì come onesti cittadini, e però sanno che la loro vera patria è il paradiso e che quindi ogni nostro fratello, ogni uomo è un compatriota, perché tutti siamo fratelli, tutti siamo figli dello stesso padre. Per ciascuno di noi è normale abitare nella propria casa. Essa è il luogo in cui ci sentiamo protetti e a nostro agio perché tutto ci è familiare. Il salmista ci invita oggi ad abitare la terra, cioè a sentirci a casa in questo mondo che ci è stato affidato da Dio. Chi vive con fede non si sente estraneo su questa terra. Confida in Dio Padre e riconosce nel volto dell'altro un fratello. Ti senti a casa in quello che fai? Vivi con familiarità il tuo impegno del mondo, oppure avverti negli altri una minaccia? Gesù Cristo, Figlio di Dio, tu che confidasti nel Signore e facesti il bene, tu che cercasti la gioia del Signore, fa che solo te noi seguiamo, sia la relazione con te il vero tesoro. Allora giungeremo alla terra promessa e gioiremo pienamente nel Signore.